Smettere di procrastinare. È possibile? Come si fa a smettere di dire lo faccio dopo? No, lo faccio domani. Bisogna smettere assolutamente di fare questa cosa perché quello che vogliamo fare non lo faremo mai in questo modo. E io sono un esemplare vivente di questa cosa. Sono stato un grandissimo procrastinatore e basta, mi sono stufato di esserlo. Spero che questo video possa essere d'aiuto a moltissime persone perché è una cosa che ho passato e sperimentato sulla mia pelle e so che c'è moltissima gente che procrastina tutti i giorni e vorrebbe smettere, quindi io vorrei aiutare moltissime persone come sono riuscito ad aiutare me stesso. Il mese scorso è uscito il video sui miei investimenti e vi ho fatto vedere che ho letto questo libro, Il metodo Scrum, come fare il doppio in metà tempo. Questo libro mi è stato molto d'aiuto, infatti io ho iniziato settembre alla grande, non so se si vede qui dietro, c'è la lavagnetta piena di foglietti di tipo post-it. Ho iniziato a essere ultra produttivo, veramente non sono mai stato così produttivo. In una settimana ho fatto il lavoro che avrei fatto forse in un mese. Fantastico, veramente, non mi sarei mai immaginato risultati del genere. Però, come si dice sempre, quando fai il passo troppo lungo, il passo più lungo della gamba, finisci per cadere da qualche parte. Infatti, la prima settimana è stata grandiosa, ma poi è tutto andato in discesa. Ho smesso di essere produttivo, ma proprio da 100 a 0. Zero. E il libro è nato. Come facciamo ad essere meno procrastinatori? Perché è una cosa dentro di noi, moltissime persone lo fanno senza neanche accorgersene. E è una cosa veramente grave perché la procrastinazione non ci porta da nessuna parte. Bisogna avere innanzitutto un obiettivo e visualizzarlo qui dentro, perché senza l'obiettivo, senza visualizzare l'obiettivo, non andremo da nessuna parte. Possiamo seguire alla lettera delle cose che ci vengono dette o che ci diciamo noi, ma poi smettiamo perché non abbiamo l'obiettivo, ci stufiamo, siamo stanchi e diciamo perché devo continuare? Torno alle mie vecchie abitudini e smetti di fare le cose grandiose che stavi realizzando. Comunque, nuovo aggiornamento, non so se avete visto, lì dietro c'è anche la lavagna nuova, incredibile, poi magari vi faccio vedere qualcosina, ma torniamo al video che è veramente un argomento serio. Per chi non lo sapesse, sono un libero professionista e ho lasciato il posto fisso per inseguire i miei sogni, lavorare su me stesso. Se inizio a procrastinare, non vado da nessuna parte, devo tornare in un'azienda a prendere lavoro, il posto fisso e non voglio andare a suicidarmi. Quindi grazie. Smettiamo con la procrastinazione. Comunque, scherzi a parte, varie cavolate, iniziamo a parlare di un argomento serio. Infatti, la prima settimana, come vi ho detto, sono partito alla grande, ho fatto un sacco di lavoro, un sacco di cose produttive e mi sentivo benissimo. La seconda settimana, drastico calo, proprio zero sotto zero. Ho guardato il tempo di utilizzo del mio cellulare ed era a 6 ore e mezza a settimana, tantissimo secondo me nei miei standard. Mi sono spaventato, ho guardato il picco massimo di martedì, 9 ore e 3 minuti in un giorno. Cioè vuol dire che la mia giornata l'ho passata sul cellulare, mi sono sentito veramente uno schifo, veramente uno schifo. Oggi è venerdì, vedete che il grafico è calato moltissimo perché ho realizzato che schifo stavo combinando e non volevo questo assolutamente, quindi se volete provare, se il vostro telefono ve lo permette, ma penso di sì, andate nel tempo di utilizzo del giorno, della settimana e guardate il tempo di utilizzo e capite se state sprecando la vostra vita o no, perché se avete un tempo di utilizzo di 4-5 ore al giorno sul cellulare, ha senso? Ci state lavorando col telefono o state sprecando tempo? In 5 ore al giorno, 6 ore al giorno? Quante cose potreste fare? Cosa ho fatto semplicemente per abbassare questi tempi? Ho iniziato tranquillamente con il ridurre il tempo di utilizzo di un'applicazione, mettere un limite. Ho messo molte applicazioni con un'ora massimo al giorno. È comunque tanto, ma è all'inizio. Inizio a capire un po' come orientarmi, però piuttosto che usare un'applicazione 5 ore al giorno, già un'ora e si blocca, mi va molto bene. Comunque, sto iniziando a lavorarci. Oggi, se vedete, comunque è calato drasticamente il tempo di utilizzo, meno male. Comunque, voglio iniziare a focalizzarmi al 100%, creare e capire qual è l'obiettivo, perché noi vogliamo raggiungere un obiettivo, ma dobbiamo capire qual è l'obiettivo e dobbiamo metterci dei tempi per raggiungerlo, perché altrimenti rimane solo un sogno. Se tu hai un sogno e gli dai un tempo massimo, limite, diventa un obiettivo. Se hai un sogno e lo lasci lì, rimane un sogno. Quindi, come combattere la procrastinazione? Bisogna fissare un obiettivo e capire quanto tempo ci vuole a raggiungerlo. Perché per raggiungere ogni obiettivo dobbiamo affrontare un percorso. Questo percorso, quanto tempo dura? Come possiamo affrontarlo al meglio? Io ho iniziato a fissarmi un obiettivo. Quanto tempo ci vuole? Mettiamo un obiettivo annuale. Questo obiettivo annuale, per raggiungerlo, non è che posso raggiungerlo in un giorno, devo fare step by step, perché bisogna sempre fare un passo alla volta, piano piano, altrimenti fate il passo troppo lungo della gamba e finite per non raggiungere mai nessun obiettivo. E dovete avere quell'obiettivo visibile. Io l'ho scritto lì, l'ho scritto qui dietro, non so se si vede, ci sono dei post-it, poi vi parlo anche di questo. Scrivete l'obiettivo ovunque, ragazzi, se non scrivete l'obiettivo ve lo dimenticate. L'anno scorso mi è successo che l'avevo scritto in un quaderno o su Google da qualche parte, lasciato lì.
L'ho visto l'anno dopo, quando era fallito quell'obiettivo, e io me ne ero anche dimenticato. Cosa assolutamente da evitare. L'obiettivo dovete vederlo sempre tutti i giorni per ricordarvi qual è il vostro obiettivo e seguirlo. Quindi, dopo aver fissato un obiettivo annuale, lo dividete in mesi. Io ho iniziato a mettermi qui, poi vi faccio vedere tutto. L'obiettivo di settembre. Settembre ho questo obiettivo, ok, come faccio a raggiungerlo? Lo divido in settimane, ci sono 4 settimane, 5 settimane, quante ce ne sono? Mettiamo step by step, in questa settimana ci sono 7 giorni, ogni giorno spezzettiamo l'obiettivo per renderlo sempre più semplice e sempre più raggiungibile, in modo che diventa una scalata sempre più semplice comunque, perché piuttosto che fare un gradino alto così, ne facciamo tanti piccolini. Tranquillamente, fidatevi che ne vale molto la pena, ma come ho capito e come ho ottimizzato questa cosa? Perché non sempre è facile. Per prima cosa, uno strumento che non ho mai usato sono dei post-it. Io attualmente mi sto trovando veramente bene. Ho usato questi post-it che sono piccolissimi, inizialmente usavo questi sulla lavagna principale e mi mettevo i miei obiettivi giornalieri. Tranquillamente. Poi da poco ho iniziato a usare questi un po' più grossi, anche perché su quelli non riuscivo a scrivere nulla praticamente, cioè erano piccolissimi. E me li sono messi anche qui sul computer per vederli ogni giorno. Io ogni giorno praticamente uso il computer e ogni giorno la prima cosa che vedo sono degli obiettivi o delle frasi motivazionali. Ad esempio, la prima che vi posso leggere è niente scuse. Niente scuse, tranquillamente, niente scuse. E l'altra frase che ho scritto è: se oggi fosse il tuo ultimo giorno, faresti quello che stai per fare o quello che stai facendo? Se non sbaglio, è una frase di Steve Jobs che mi ha colpito molto. Steve Jobs ogni giorno si svegliava, andava davanti allo specchio, si guardava e si chiedeva questa cosa: quello che sto per fare oggi, ha senso farlo se è oggi il mio ultimo giorno? Cioè, oggi muoio, stasera muoio. Ha senso fare questo? Se è una cosa che ha senso, sicuramente vale la pena farla. Se è una cosa che non ha senso, come magari guardare Instagram tutto il giorno, sicuramente non ha senso se oggi sto per morire. Che cosa rimane di me? Io che ho scrollato su Instagram? No, ragazzi. Per battere la procrastinazione utilizzo anche un taccuino. Pianificazione. Pianificare ogni giorno. Io ho molto sperimentato questa cosa nei vari mesi, negli ultimi anni, perché sicuramente non è semplice. A me bastava inizialmente che un piccolo tassello della mia routine saltasse per far saltare tutta la routine. Cioè, io se avevo una cosa sballata nella mia routine, fuori di testa, non facevo niente quel giorno, demoralizzato, depresso, demotivato. No. Non funziona così, perché significa che stai pianificando male. Se hai un piano A e sei sicuro al 100% che questo piano A è il tuo piano A, cioè quello e basta, fantastico. Se il piano A fallisce, c'è di nuovo il piano A comunque, ok. Però se sai che ci possono essere degli imprevisti in alcune cose, come può essere la pianificazione della tua routine, può essere tranquillamente che c'è un imprevisto nella tua giornata, può essere tranquillamente mille cose possono succedere nella tua giornata, quindi calcola un piano B. Se magari mi pianifico che la mattina voglio, sparo a caso, fare questa cosa, registrare. Non riesco la mattina perché ho un imprevisto. Cosa faccio? Non registro e quindi poi il pomeriggio magari non edito, non faccio quello, non faccio quell'altro? No, assolutamente. Mi slitto le cose oppure cerco di organizzarle in modo migliore. Piuttosto che magari fare 3, 4, 5, 10 video al giorno, ne faccio 1, 2, 3, ma non 0. Perché a me è capitato di fare così, 0, 0, 0 e non vai da nessuna parte. Una delle cose più importanti, secondo me, è l'autodisciplina, soprattutto se lavori per te stesso, lavori da solo, non hai nessun capo, non hai qualcuno che ti dice cosa fare, perché sei te stesso che devi dirtelo e se te stesso oggi dici no, non c'ho voglia, non vai da nessuna parte perché sei te stesso il capo. Io ho usato Scrum e ho fallito perché Scrum l'ho ideato per utilizzarlo 2 settimane. La prima è andata alla grande, la seconda l'ho fallita. Perché Scrum è ideato principalmente per gruppi, per lavorare in gruppi. C'è uno Scrum Master, eccetera, eccetera. Leggetevi il libro, lo trovate in descrizione se vi interessa. Io ho dovuto fare tutto. Cioè, io ero da solo, io lavoro da solo, quindi ho dovuto fare lo Scrum Master, eccetera, eccetera. Cioè, ho dovuto fare tutti i passaggi da tipo dipendente, capo, non funziona così, però è più o meno come funziona. Quindi gestire il piano, crearlo, impostare tutti i progetti, eccetera, eccetera. È una figata perché per la prima settimana mi sono sentito il capo del mondo, di me stesso, fantastico, ragazzi, fidatevi. Però la settimana dopo, niente, niente da fare, mi sono sentito veramente distrutto, tipo ho lavorato troppo, devo prendermi una pausa, qualcosa del genere. Quindi piuttosto evito di fare così tanto lavoro, sovraccarico magari, cerco di diluirlo un po' e vediamo come funziona. Io ho
cercato di essere magari troppo produttivo, iperproduttivo e sono scoppiato o magari non ero pronto per quello. Ad esempio, vi faccio vedere un attimo la lavagnetta. Io mi sono messo l'obiettivo di settembre, un video al giorno, perché sto sperimentando il mio canale, visto che sono a casa, non devo più lavorare 8 ore al giorno, ho più tempo, voglio provare a fare un video al giorno, cosa che sto facendo da metà agosto, mi sto trovando discretamente bene comunque. Sto provando e visto che devo fare un video al giorno su YouTube per settembre, significa che sono circa 30 video. Come faccio? Io mi sono messo l'obiettivo settimanale di fare tot video. Adesso, visto che ho fatto una settimana di procrastinazione, sono stato ignorantissimo e ho perso moltissimo lavoro, moltissimo portarmi avanti. Io una settimana senza fare nulla comunque ero coperto. Per combattere la procrastinazione, ultima cosa, cercate di impostare quindi obiettivi lungo termine, breve termine, medio termine. Cercate di impostare più obiettivi e se impostate degli obiettivi per la giornata, cercate di capire un obiettivo extra per quello che fate se finite gli obiettivi. Cioè, ho finito tutti questi obiettivi, ok, ci sta una ricompensa, ci sta che finisco tutti gli obiettivi e mi merito un premio, però piuttosto che magari riesco a finire gli obiettivi entro metà giornata rispetto a un'intera giornata, non è che poi la metà giornata la spreco. Cercate quindi di mettere un obiettivo extra nel caso in cui finite gli obiettivi giornalieri entro metà giornata. Io quindi mi sono messo 5 obiettivi questa giornata e mi sono suddiviso i compiti per tutta la giornata, così che finisco i miei compiti durante tutto l'arco della giornata, senza perdere tempo in cose inutili. Fantastico! Succede qualcosa di magico, non lo so, inizio a lavorare, trovarmi benissimo, organizzo le cose e ho finito alle 2 di pomeriggio. Fantastico! Cosa faccio dalle 2 di pomeriggio alla sera, visto che mi ero detto di lavorare fino alle 8 di sera magari? Niente, sto su Instagram o TikTok a scrollare fino all'infinito, fino a che non finisce la giornata, poi vado a letto e mi sveglio, faccio la giornata successiva? Assolutamente no, mi metto un obiettivo extra, così che anche magari con più calma, però faccio qualcos'altro senza perdere metà giornata, buttarla, oppure magari inizio a pianificare la giornata successiva, inizio a scrivere idee, inizio... Ci sono un miliardo di cose che si possono fare, quindi basta procrastinare, basta perdere tempo in cose inutili. Sicuramente mi sono stufato, mi metto tutte le limitazioni del caso, io addirittura volevo disinstallare TikTok, anche se ho un profilo con quasi 60.000 follower, sto iniziando a guadagnarci, lo sto sfruttando più come magari lavoro che come social e basta, anche se c'è il lato negativo e il lato positivo. Ci guadagno da un lato, ci perdo tempo e un sacco di cose dall'altro. In un giorno ci posso fare uno stipendio se lo sfrutto bene, si può lavorare bene con i social se una persona sa come sfruttarli, ma non posso che hai quel giorno lì lavorare, fare uno stipendio e tutti gli altri 30 giorni buttarli a guardare video degli altri senza senso la mia vita. No, assolutamente, devi impegnarti e cercare di capire cosa fare negli altri giorni, sfruttare vari business, varie idee, eccetera eccetera. Comunque, per qualsiasi dubbio scrivimi nei commenti. Se hai ancora problemi con la procrastinazione, ci sto lavorando ogni giorno io, perché veramente sono stato un procrastinatore a livelli assurdi e attualmente mi è capitato ancora, perché questa settimana, come vi ho detto, sono stato un procrastinatore e voglio smettere assolutamente, quindi vi voglio portare con me giorno dopo giorno nella mia crescita. Non basta procrastinare, veramente, scriverò un libro sulla procrastinazione, non lo so. Lascia un mi piace se il video ti è piaciuto, iscriviti se ancora non l'hai fatto, ci vediamo al prossimo video, ciao!